vi ricordo che è un concorso letterario, quindi il libro non solo va acquistato ma anche votato, è quello dell'identità spirituale, socio-giuridica dell'uomo di valore, degli uomini di valore. Chi è Titti Federico? Quindi siamo arrivati in maniera sincronica a presentare Titti Federico con contestuale arrivo dell'amico onorevole Cosimo Ferri. Vieni Cosimo, che ti aspettiamo da questa parte, anche perché contestualmente è arrivato anche Marco Nardo. E chiederei a Marco di ufficializzare la consegna del libro da parte di Titti alla presidente della comunità ebraica con una dedica, quindi così potete anche fare la foto. Dobbiamo anche prepararci a queste foto, perché anche queste ci aiutano a fare memoria, per cui è bene che gli scatti siano ben fatti, e quindi questo è un momento Marco, vieni Cosimo. Chi è Titti Federico? Titti Federico è una scrittrice, ma soprattutto una insegnante, insegna lettere e lingua francese al liceo linguistico di Massa Carrara. Questo spiega un po' il trade union con il nostro amico socio fondatore Cosimo Ferri. È di origine napoletana e al suo quarto romanzo, quindi è una vera scrittrice. A questo romanzo lei è particolarmente legata perché è dedicato alla sua mamma, che ha visto iniziare il romanzo ma non ha avuto modo di leggere la fine. Poi ha avuto un censore incredibile, più rigido di qualsiasi magistrato di Cassazione, il fratello, e ha superato anche questo impasse. Poi è stata premiata anche dalla comunità ebraica di Napoli, ma la cosa che mi incuriosisce di più, io lo faccio sempre nei libri, è quello di andare a vedere i ringraziamenti, che secondo me dicono molto. Io inizio i libri al contrario, vado sempre a vedere la fine, poi insomma mi diletto a fare un po' di editing, quindi guardo come è fatto il libro, anche complimenti all'editore, è curato il libro, e quindi ci sono tantissimi ringraziamenti alle persone che l'hanno seguita. Quindi sicuramente Titti, che io ho avuto il piacere di conoscere in questa occasione, è una donna che somiglia a Edda, la protagonista, quindi è una donna avvolgente, accogliente, che si fa amare fino al punto di arrivare fino al nostro concorso. Quindi ti auguriamo grande successo. E quindi adesso direi che Cosimo Ferri deve onorarci di un suo saluto. Vi ricordo che Cosimo, già sottosegretario alla giustizia, magistrato, oggi onorevole nel PD, nostro amico da sempre, socio sostenitore, e che il concorso letterario finisce a Pontremoli, nella città di Cosimo, che è la città del libro, e quindi poi vi aspettiamo a Pontremoli per la finalissima. Allora, intanto grazie e buonasera a tutti. No, sono contento di essere qui perché intanto anch'io volevo salutare la Presidente della Comunità Ebraica, la ringrazio, Tullio Reghello, che è qui, perché quando ci trovavamo a Pontremoli, siamo trovati a Pontremoli al termine di una presentazione del libro di Titti Federico, che ringrazio per essere qui, abbiamo parlato del premio, dell'associazione, del premio Bancarella, dell'attività che la nostra Antonella Sotira con grande passione, amicizia e grande professionalità conduce ormai da anni, e abbiamo unito il premio Bancarella a questa rassegna letteraria importante qui a Roma e che poi vede il vincitore premiato al premio Bancarella. Quindi oggi volevo esserci perché dopo questa presentazione, essendomi appassionato al libro di Titti Federico, che è un insegnante, come diceva prima Antonella Sotira, che è della nostra provincia di Massa Carrara e che noi stimiamo come insegnante, come mamma, come persona che ama la cultura e che le piace scrivere, vedendo il libro, il tema del libro, ho chiamato Antonella Sotira con grande generosità e subito entusiasmo, ha cambiato il calendario delle presentazioni e proprio pigliando spunto dal tema del libro ha detto è il miglior modo per presentare il libro. Per questo io ringrazio tutti i relatori che oggi sono presenti, abbiamo anche un pezzo di Pontremoli, quindi
grazie anche a te che sei qui, ma in particolare voglio ringraziare anche la Presidenta della Comunità Ebraica, perché abbiamo voluto legare questo libro alla giornata della memoria e quindi dare un significato. E anche l'associazione, quando si fa associazionismo e si fa cultura, è bene anche focalizzare giornate come quelle della memoria e dare il nostro contributo per, a distanza di anni, ricordare, non per ricordare, per far capire a tutti, ai giovani, nelle scuole, alle istituzioni, quello che è successo e che non deve essere più ripetuto. Oggi vediamo quello che sta succedendo e la difficoltà anche che c'è, se noi guardiamo nei paesi vicini e tutto quello che sta accadendo. Ci vuole più rispetto della persona umana e quindi anche la consapevolezza di vedere chi ha sofferto e chi è stato tragicamente ucciso e le violenze che ci sono state. L'altro giorno era a cena col vicepresidente del CSM e mi raccontava la sua esperienza a Auschwitz, e chi ci va capisce quello che è stato, ma ha detto: ma c'era un freddo, una violenza nel freddo, che se ripensavo a quello che era successo e tornavo indietro con la memoria, dico: ma come facevano a reggere anche solo un secondo, perché era difficile per lui da visitatore attento che partecipava con commozione a quel momento, però si rendeva conto della difficoltà. Quindi questo libro, come è stato detto dall'avvocato che ha presentato il libro, che è stata bravissima nello spiegare a tutti il libro, ha questo coinvolgimento, e tra l'altro è bello perché si ambienta in due città importanti, Napoli e Varsavia, e fa capire anche come l'amore poi aiuti poi a ripartire anche dopo le tragedie, perché poi, e quindi ha una linea, è una stella polare importante, questi due bambini, Gaetano e Benedetta, di cui è stato già parlato, delle leggi razziali, il tema delle leggi razziali che è attuale con la giornata della memoria. E quindi davvero grazie di nuovo. Il professor Palma lui è un socio onorario del centro studi e quindi conosce la realtà pontremolese, ha vissuto tanti premi Bancarella e ha presentato diversi libri, e quindi anche lui fa da ponte tra le due associazioni. Allora io ringrazio tutti, ringrazio l'amica Beniamè, che poi mi ha fatto conoscere Titti Federico. E tra l'altro ci siamo occupati, parlavamo della storia personale anche con cui della nostra amica con la quale abbiamo parlato diverse volte, di sottrazione di minori, perché c'è il tema anche della sottrazione dei minori a livello internazionale, di quello che si può fare anche dal punto di vista della magistratura e del legislatore per intervenire, perché molte volte sono tanti purtroppo i casi, ne sappiamo diversi, e purtroppo irrisolti, dove vengono sottratti i minori. Quindi un genitore si vede sottrarre il figlio e non se ne sa più niente. E noi siamo impotenti, istituzioni, quante volte abbiamo coinvolto l'Interpol, di tanti casi ci siamo interessati, alcuni li abbiamo risolti, mi ricordo anche i 5 anni di governo, alcuni no purtroppo, e ricorda ancora il dramma di tanti genitori che vivono giustamente per rintracciare, per capire, e purtroppo c'è anche poca cooperazione internazionale, perché poi non sempre i paesi collaborano. Pensate voi il dramma di una madre o di un padre che si vede sottrarre il minore portato chissà in quale parte del mondo e senza possibile rintracciare. Ho parlato anche troppo, perché era solo un saluto. Grazie quindi a tutti voi, a tutti Federico, in bocca al lupo. Io di solito quando do i voti, perché in realtà do 10 a tutti, quindi il mio voto non vale. Quindi l'altra volta io devi votare anche te, però siccome te fai parte delle, puoi dare tutti il voto, a tutti lo stesso voto. Allora io, siccome sono ottimista, amo la vita, do a tutti 10, quindi ho annullato il mio voto. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.